Benvenuti, gentili telespettatori, all'edizione speciale del TG Agra. Siamo qui con i candidati alla rappresentanza d'istituto di quest'anno, due rappresentanti per ogni lista e numerosi ospiti speciali. Come sapete sono quattro liste, e lista 1, 2, 3 e 4. Già conoscete i loro programmi perché sono passati in classe a presentarli e adesso vediamo come se la cavano in un confronto diretto. Bene, la prima domanda è la presentazione della lista. Ogni lista ha un minuto per presentarsi, presentate i ragazzi, il nome, il motto e cosa li ha portati a questa scelta di candidarsi. Iniziamo dalla lista 1. Il nostro nome è Amore Prima Lista e il nostro motto è non siamo migliori di nessuno, ma nessuno è migliore di noi. La nostra scelta di candidarci è nata dalla volontà di fare qualcosa per la nostra scuola e la volontà di mettere in bene, adesso ricordiamo i nomi. Daniele Buoni, Daniele Gabriotti e il capolista è Francesco Spini. Buonasera, noi siamo la lista numero 2, anticonformista, Bergoglio capolista e Pietro Panicciani, altri componenti sono Leonardo Marinozzi e Carlo Guerra. Il nostro motto è un momento per esempio e lo spiegherò bene. Allora, questo è quello che vogliamo un modo di vivere. Noi siamo Asta la lista e siamo Fabio Santarelli, Giulio Grani e Alice Barbato, che purtroppo non c'è. Appunto il nostro nome è Asta la lista e il nostro motto è Make a Nibascare o Great Again. Abbiamo deciso di candidarci perché appunto volevamo risolvere il problema della divisione tra scienze umane e classico e volevamo una scuola più unita. Siamo ragazzi carismatici e irreprensibili. Ragazzi, noi siamo la lista numero 4, Vlad e Pessi, i candidati siamo io che sono Michele Quarzo, Tommaso Gandoni, Rachele Minucci e Nicola Turini. Il nostro voglia di candidarci nasce perché molto spesso l'opinione di noi studenti viene trascurata e le nostre idee vengono anche messe in dimenticatoio. Per questo noi vogliamo cercare di portare e alzare appunto la voce di noi studenti e per far sì che appunto le nostre idee prevalgano sulle altre, che magari anche se molto spesso non corrispondono con quelle dei professori di qualche altre istituzione. Il nostro motto appunto si rispecchia in questo che ho appena detto perché noi non vogliamo essere semplicemente sentiti ma vogliamo essere ascoltati e sicuramente la cosa che ci contraddistingue rispetto agli altri è la nostra serietà con la quale porteremo avanti i nostri progetti. Bene, adesso iniziamo con le domande rapide. Partiamo dalla lista 1, con Veronica. Allora, quest'anno, come non è stato fatto gli altri anni, vorremmo fare quattro feste. La prima è il classico Grande Rugby, stiamo organizzando tutti insieme quest'anno per via del terremoto, come abbiamo già detto quando siamo venuti a presentare il programma delle classi. Poi la festa di Carnevale, che è un po' diciamo un'innovazione, verrà fatta nella settimana appunto di Carnevale, visto che non avremo il martedì grasso. Poi vogliamo riportare il toga party e l'ultima festa che sarà una festa a tema estivo che ci diranno gli alunni. Questo per quanto riguarda le nostre feste. Ok, riguardo le feste, la nostra lista del gruppo dei tre, che andrà a uscita d'evento, una festa stile prom e una festa in spiaggia a tema da scegliere gli studenti, perché la nostra lista non è nemmeno spazio la volontà degli studenti, quindi saranno loro a scegliere cosa più vogliono creare. Allora, noi proponiamo tre feste, quando crediamo che una festa d'istituto sia tale se si partecipa a tutto l'istituto. E la prima festa è il Grand Gala, organizzato insieme agli altri candidati rappresentanti e rappresentanti uscenti. La seconda festa sarà una festa in cui il tema sarà scelto dagli stessi studenti e si svolgerà a Villa Vinci, quella davanti al Duomo. La terza, nonché ultima festa, è il toga party in spiaggia. Chi ha visto l'Animal House sa cosa fare. Nella lista 4 abbiamo pensato a quattro feste, oltre al tradizionale Gran Galà, e puntiamo a feste diverse, non in discoteca. Il primo, Spring Day, si svolgerà sul piazzale del Duomo all'aperto, ingresso gratuito, con la presenza di band che si esibirà.
grado di un bar. La terza festa è la festa di chiusura della serie a Caro, sempre all'aperto, con musica dal vivo e il bar della scuola. E l'ultima festa è il Promos al Ballo Studentesco, che si svolgerà in palestra con la lezione del re e delle residenti. Bene, ora il turno degli assemblei. Noi abbiamo organizzato tre assemblee, la prima assemblea sarà l'autogestione in due giorni con lo scambio dei corsi per scienze umane e liceo classico. La seconda sarà il concerto di primavera che noi vorremmo rivisitare in stile talent show facendo quindi l'album for talent. Ed infine ci sarà un'assemblea per cui voi potrete scegliere tra film con dibattito o assemblea a tema con lo spirito. Proponiamo il solito concerto di primavera che si farà al Teatro dell'Aquila e due giorni di autogestione in cui ragazzi di scienze umane potranno partecipare ai corsi tenuti dai ragazzi del liceo classico e viceversa. E un altro se il preside genera disponibilità di recenti eventi. E, quando riguarda l'SMDN proponiamo sempre due, una classica al Super 8, un altro in un luogo che sarà famoso a ospitare la nostra scuola, i cui temi spazieranno dalla letteratura, al genocidio, al valore dello sport e della scrittura e della letteratura. La lista 3 propone 5 assemblee. La prima è un classico, è l'assemblea al cinema. La seconda è l'autogestione, che vogliamo riportare a due giorni fino a due anni fa, con l'alternanza classico scienze umane il secondo giorno. La terza assemblea è un'unità assoluta e sarà un'assemblea a scopo sportivo, le Olimpiadi del Nando Barcaro. La quarta assemblea si svolgerà a San Carlo sotto forma di concerto. E la quinta, ma l'ultima assemblea, è una grande tradizione della nostra scuola che noi però abbiamo rivisitato e ribattezzato Show di Primavera. Oltre che all'innovazione, puntiamo anche alla tradizione e quindi riproponiamo il concerto di Primavera al Teatro dell'Aquila, poi due assemblee, una Super 8 con ospite, con dibattito con ospite l'ex magistrato che era tutto dopo, e un'altra tema musicale con ospite ascesa tra l'odore, ancora e Gold. E poi l'ultima assemblea, la gestione, e due giorni con sempre l'alternanza tra la sede del classico, la sede della scienza umana e il secondo giorno. Bene, e ora tre battute velocissime su Serie H, la situazione della scuola pomeriggio e il presidente. Vai! Allora, quest'anno riproporremo come tutti gli anni la Serie Garo, quindi sia femminile che maschile, e vorremmo portare due novità. Un bar fisso per permettere ai ragazzi che hanno giocato le partite o comunque che sono spettatori di potervi accedere senza fare il giro di tutta Fermo e dintorni, e il telegiornale della Serie Garo. Poi, per quanto riguarda la situazione pomeridiana che stiamo vivendo, crediamo sia stressante, ma comunque ci riveliamo fortunati di poter comunque svolgere le nostre attività senza interruzioni, quindi abbiamo ancora garantita un'istruzione. E infatti ringraziamo comunque il preside, che è una persona presente e comunque ascolta i nostri bisogni. Quando riguarda l'essere caro siamo molto contenti anche delle scienze umane, perché come dicevo l'anno scorso molto partecipativo, è sempre più numeroso e lo sosteniamo appieno. Per quanto riguarda la situazione del pomeriggio non possiamo esprimerci purtroppo, ma siamo molto solidari soprattutto con la classe che occupa la classe di Benedetta e lasciamo qualche regalo per rendere la situazione più privilegiata, comunque siamo vicini e vedremo. E il preside lo ritengo un saggio incompreso, perché spesso quello che fa viene apprezzato solo alla fine e mai quando ci fa. La Serie A Caro è la nostra tradizione che porteremo sicuramente avanti. Riguardo la situazione del post-terremoto, noi vorremmo stare vicini ai ragazzi che andranno all'Euro e poi vorremmo soprattutto ringraziare i nostri compagni delle scienze umane. Piero Ferracuti, la sua caratteristica principale penso sia la disponibilità e i social consenso. Per essere chiaro, ci vogliamo una ristrutturazione del comitato da zero con membri ugualmente presi da scienze umane e da classico. E sulla situazione della scuola pomeriggio riteniamo che siano state troppe cose fatte troppe poche, quindi parleremo con tutte le parti, cerchiamo di portare gli altri da zero e di fare fatti concreti. E sul preside abbiamo scoperto la personalità del preside che non era ancora venuta fuori, diciamo, e c'è. Io il presidente,